Non si arresta l'emorragia rosso-blu, il Ponsacco cade anche nello scontro salvezza con il Pomezia, raccoglie il terzo KO consecutivo, ottavo nelle ultime 9 partite, e rimane solitario al penultimo posto con 4 lunghezze di vantaggio sul fanalino di coda a tutto cuoio. Sulla carta la salvezza sarebbe ancora lì a portata di mano, i play-out sono appena un punto di distanza e la zona salvezza 6 gradini più su, una scalata non impossibile con ancora 16 partite da giocare, a patto di invertire immediatamente una tendenza che altrimenti conduce direttamente al baratro della retrocessione. Intanto però sorride il Pomezia che espugna il comunale centrando il terzo risultato utile consecutivo, 7 punti nelle ultime 3 uscite, grazie ad una prestazione tutta concretezza e cattiveria. La compagine laziale lascia il pallino del gioco in mano ai padroni di casa che vanno vicini al vantaggio al 19esimo con un cross basso di Chiellini su cui Mazraoui arriva con un attimo di ritardo. Ma capitolano al 32esimo, praticamente la prima volta che il Pomezia si affaccia dalle parti di Fiaschi. Su un angolo di Binaco, infatti, Cafiero svetta più in alto di tutti e insacca il punto che rompe l'inerzia della partita. Sotto di una rete, il Ponsacco alza il baricentro e inevitabilmente si espone alle ripartenze degli ospiti, che proprio in chiusura di tempo trovano anche il punto del 2-0 con un rapido contropiede concluso da un tocco sotto misura di Arduini. La reazione dei Pagliuca Boys arriva nella ripresa quando la montagna è troppo ripida per essere scalata. All'ottavo ci provano Cioli con una punizione che, deviata dalla barriera, sorvola di poco la traversa. Dopo però il manto erboso irregolare ci mette lo zampino e il Ponsacco rischia grosso. Prima al 16esimo, quando complice un rimbalzo strano, Fiaschi cicca il pallone ed è costretto al miracolo per respingere la conclusione a botta sicura di Lopinto. 3 minuti dopo capita la stessa cosa a Prete che lisce il rinvio e spiana la strada a Testardi che conclude di poco a lato. Il finale però è tutto di marca rosso-blu, al 22esimo Bell'Uomini spara dal limite concludendo a fil di palo, un minuto dopo è Ufiero a calciare alto da posizione decentrata, quindi sale in cattedra Noccioli, l'ultimo ad arrendersi in casa rosso-blu che prima al 36esimo spara in diagonale alzando la mira e poi al 45esimo incornallato su cross di Lischi. Però non basta, alla fine esulta il Pomezia mentre la gradinata Moni, feudo della tifoseria del Ponsacco e anche oggi la migliore in campo, intona "Meritiamo di più".